La GSM Verona non ripete la prestazione di Coppa Italia ed esce dalle Raimondo Vianello con un pareggio 2-2 il finale. Deluso Longega. Ma più che il pareggio mi preoccupa la prestazione, una prestazione negativa che si somma a tante altre che stiamo facendo ultimamente, per cui credo che molto meritatamente il Verona stia scendendo di classifica, perché in questo momento non è all'altezza delle altre che vanno a mille. La RS Roma controlla agevolmente le giocate gialloblu e dal 26esimo passa in vantaggio con Nagni, che scavalca Harrison con un pallonetto, poi si libera di Squizzato in maniera fallosa, ma non per l'arbitro, che lascia correre, e così Nagni appoggia il pallone in rete. Le giallorosse sfiorano il raddoppio pochi minuti dopo con un gran tiro di Colucini, che si stampa sull'incrocio dei pali. La GSM Verona trova il pareggio al 42esimo con Salvai sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È difficile essere contenti per i gol in questi casi, perché ovviamente penso a tutto meno che a quello, anzi mi è proprio già passato di mente. Speravo fosse, diciamo, di buon auspicio per la partita, ma purtroppo non è stato così. Nella ripresa l'11 di Fabio Melillo bada soprattutto a non subire. Il match si accende negli ultimi minuti. Al 78esimo la difesa capitolina si salva al termine di un'azione concitata con Pipitone che afferra la sfera. Tre minuti dopo il portierone giallorosso si erge a protagonista, compiendo un autentico miracolo su Bonetti. La Res agisce di rimessa e dall'84esimo torna in vantaggio con Nayangolan, che finalizza un'azione di contropiede con un perfetto diagonale che supera Harrison. Sembra fatta per le padrone di casa, ma due minuti dopo le scaligere trovano nuovamente il pareggio su calcio di rigore concesso per un fallo di mano. Dal dischetto Bonetti non sbaglia. Le emozioni non finiscono qui. Di Criscio infatti centra il palo di testa su corner, mentre in pieno recupero l'arbitro annulla per un fuorigioco alquanto dubbio il gol del 2-3 di Ramera. È l'ultima emozione di una partita che termina 2-2. L'unica cosa è che questa partita compromette in maniera importante il nostro cammino e diventa comunque difficile riagganciare le squadre in vetta. Ci ha superato anche il Firenze, e quindi niente, c'è tanta delusione. Cercheremo sicuramente in settimana di analizzare un po' gli errori.